Premi così. Ok. Allora, buonasera, benvenuti al secondo appuntamento di Bruma di quest'anno. Questa edizione è dedicata al giallo contemporaneo e stasera abbiamo il piacere di ospitare Marco Malvaldi. È uno scrittore pisano che è noto al grande pubblico per le indagini poliziesche del Barlume, e da cui è stata tratta anche una serie per Sky Cinema, ed è autore di gialli a sfondo storico e di saggi tra scienza e letteratura. Il suo primo libro, La briscola in 5, ci porta subito in Maremma e nelle vicende del Barlume. Ma mostra già una struttura matura e anche personaggi definiti. Da dove nasce questo mondo narrativo? Allora, innanzitutto grazie dell'invito e grazie di essere qui stasera. E il mondo narrativo nasce, come quasi sempre, dal mondo reale. Allora, io devo spiegare un attimo da dove arrivo per capire da dove nascono questi personaggi, perché dei personaggi del Barlume non mi sono inventato praticamente quasi niente. Io sono nato e sono cresciuto in un paese da circa 2000 persone, Navacchio, vicino a Pisa, in una casa di campagna con circa 20 persone, fra genitori, nonni, parenti di vario grado, persone che arrivavano a caso, dovevano fermarsi 2 giorni e sono diventati padrini di battesimo, di nipoti. Quindi un gioioso casino che per una strana avventura ha sempre attirato persone molto poco propense a prendere onorifico. Non era, diciamo, il grado di parentela che ci univa era il fatto che eravamo italiani entrambi. Zio Vittorio era in grado di presentarsi, di andare, di presentarsi sulla piazza principale di Navacchio il giorno di mercato, il giorno del vero mercato, vestito da arabo con un lenzuolo fermato da una camera d'aria di bicicletta, tentando di vendere. Urla, permettendosi di urlare per tentare di vendere la moglie intera o a tranci. Mio cugino Clau per il traghetto, perché la destinazione era Arbatax, esattamente. Tra tutti, però, diciamo, il personaggio più rutilante era il mio nonno. Il nonno di Massimo nei libri ha, diciamo, un carattere piuttosto particolare, una personalità piuttosto spiccata e un nome stranissimo, si chiama Ampelio. Ecco, mio nonno aveva un nome molto più tranquillo, si chiamava Varisello. È il nome di un forte sul Moncenisio. Quando il mio bisnonno venne mandato a fare la Seconda Guerra Mondiale, la Prima Guerra Mondiale, mio bisnonno non era una persona coraggiosissima, fece un giuramento, disse: se torno vivo, se mi sposo e ho due figli, e avrò dei figli, i primi due figli li chiamerò con i nomi dei forti nei quali mi stanno addestrando. E questi due forti si chiamavano Forte Varisello e Forte Roncia. Mio bisnonno torna dalla guerra vivo e ha due gemelli, un maschio e una femmina. A Roncia è andata molto peggio, però anche Varisello, insomma. Ce n'è. E il mio nonno arriva a 96 anni, cresce non tantissimo perché era alto 1,57 m, spalle larghe, e appunto cresce con questa caratteristica un po' peculiare e un po' diciamo meravigliosa per mezz'ora, oltre diventava molesta, cioè mio nonno era sincero, se lo pensava lo doveva dire. Non c'erano versi di, diciamo, questa forma complicata di ipocrisia che noi chiamiamo buona educazione. Al mio nonno era completamente non sconosciuta, la conosceva, aveva deciso che si viveva meglio senza. E anche qui solo degli esempi possono spiegare cos'era capace di fare mio nonno. Una volta mio fratello arrivò a Navacchio, casa di Navacchio, portando una delle sue prime fidanzate ufficiali. L'anno era il 1990 e la moda, se vi ricordate chi c'era, era il grunge, quello dei Nirvana, dei primi Nirvana che cominciavano a venire fuori. Quindi jeans abbastanza larghi, camicie fuori dei pantaloni, capelli lunghi, igiene trascurabile, e
chiaramente fidanzata en pendant. Questa ragazza aveva addirittura il piercing alla narice sinistra. Ora, nel 1990 a Navacchio, nella campagna pisana, l'anello al naso ce l'avevano i bovi, non gli esseri umani. Per cui mio nonno si trova davanti a sti due alieni. Nonno, lei è Elena. Piacere, i coglioni in famiglia bastavi te. Ora, questo appunto, questa capacità di, diciamo così, vedere il mondo, ha avuto un gran numero di capacità, di possibilità di estrinsecarsi, perché mio nonno, quando poi è diventato un po' più anziano, mio nonno, che era ateo, socialista e grandissimo bestemmiatore, è andato a vivere abbastanza tardi, nel 1992, con il suo secondo figliolo, con mio zio, Don Piero Malvaldi, parroco di Forte dei Marmi. Per cui le occasioni, diciamo così, si sprecavano. Ecco, un primo saggio lo dette subito all'esordio in gara ufficiale di mio zio. Quando mio zio venne ordinato sacerdote, arrivò l'arcivescovo a benedirlo. L'arcivescovo di Pisa all'epoca era Monsignor Alessandro Plotti, 2,10 metri di cristiano, da tutti i punti di vista. Quindi chiaramente arriva vestito da arcivescovo, stola, pianeta, paramenti delle grandi occasioni, croce d'oro con varie pietre preziose, qui, sul petto, all'altezza circa di 1,57 m. Passa mio nonno, nota il porporato, vira di 90 gradi, va verso di lui, l'arcivescovo gli dà la mano, mio nonno indica la croce, oh, per quelli come te c'è voto di povertà, e va via. Che gli dici? Quindi molto poco di quello che dell'ambientazione dei personaggi del Barlume è inventato, sono cose che mio nonno avrebbe potuto dire, parlando appunto di nonno Ampelio, e parlando degli altri personaggi, a me è capitato veramente, il bar in questione esiste ancora, anche se il proprietario comincia ad avere un pochino una certa età, è capitato veramente di entrare in un bar di Tirrenia, paese vicino a dove vivo, di entrare e di trovare il barrista. Da noi il barrista con due R è quello del bar vero, quello dove, perché il barista è quello del posto dove prima fai lo scontrino e poi consumi, non bevi né mangi, consumi. Invece il barrista è quello del bar autentico, del bar vero. Per cui entro e vedo il barrista seduto dietro il bancone che legge i Fratelli Karamazov. Bello. Buongiorno. Buongiorno. Volevo un caffè. No. Così come no? No, è lontano. Così come è lontano? Ma sì, guarda, qui c'è il caffè, qui succhi di frutta, qui ci sono i superalcolici, però è prestino, io te lo sconsiglio. No, il resto è lontano. Io a quel punto faccio un altro, una persona sana di mente usciva. Io faccio altri due passi e vedo che il barista sta leggendo con i piedi a mollo in un catino di acqua. È lontano, si dovrebbe alzare, non si fa. Faccio quindi la conoscenza con Massimo, o meglio, con quello che diventerà Massimo, che è una persona piuttosto strana, ha veramente una laurea in informatica, non in matematica, materia molto simile, e ha una propensione per la cultura inutile, cioè Massimo ha una notevole cultura, ma si premura di imparare solo cose che spera non gli debbano servire a niente. Per darvi un'idea anche qui di quanto inutile può essere portato Massimo, parla piuttosto bene il gaelico, che ora se ti entra un irlandese nel bar lo saprà un po' di inglese, Massimo parla il gaelico, ecco, non c'è stato bisogno di inventarsi quasi niente. Appunto, parlando di Massimo, lui è laureato in matematica, decide di rinunciare perché non è abbastanza bravo. Lui dice: meglio essere un bravo barrista che un matematico frustrato, sono più utile al mondo io che faccio un lavoro che mi piace. E a parlare è forse anche lei attraverso questo personaggio? Sì, questa è un po' una cosa che capita, diciamo, che mi è capitata nella vita. Ora, io sono un ex precario universitario, ex appunto ricercatore precario universitario, sarebbe bellissimo dire che grazie alla fortuna che ho avuto con i romanzi ho smesso di fare il ricercatore. No, io sono un trombato, sono uno
di quelli che non ce l'ha fatta. E non è che non ce l'ho fatta perché, diciamo, perché un complotto pluto-giudaico-massonico ha portato avanti i figli dei professori. No, c'era gente più brava di me. C'era gente più brava di me. E questa cosa all'inizio la prendi malino, perché bene o male ti sei fatto il sedere quadrato a studiare determinate cose che ti piacciono. Io continuo ancora a fare ricerca per mio diletto, proprio perché queste cose mi piacciono. Però a un certo punto realizzi che ci vuole l'X factor per fare un determinato tipo di mestiere. Ci vuole quella misto di intelligenza, sistematicità, abnegazione, capacità di stare in laboratorio anche il sabato e la domenica, tutta una serie di cose che un po' da una parte, un po' da quell'altra, il Malvaldi semplicemente non c'aveva. Avrei potuto, sacrificandomi molto, facendo diventare un discreto, passabile discreto ricercatore, forse anche un discreto passabile professore. Quando nello stesso momento ho più o meno incomincio a capire che come romanziere invece magari sono un pochino più che passabile, quindi dico ok, proviamoci, perché no? L'anno in cui prendo questa decisione è il 2011, l'anno di Odore di Chiuso del mio quarto libro, quello che ha veramente successo, cioè dal lobby ben remunerato, io un giorno arrivo in facoltà dalla mia capa, da Cinzia. Entro, tenete conto che nel periodo in cui sto parlando io, diciamo, andavo in facoltà senza prendere lo stipendio da circa un annetto, proprio sperando nel concorso che prima o poi sarebbe arrivato. Arrivo, mi siedo alla scrivania, Cinzia mi guarda e mi fa: Marco, posso chiederti una cosa? Io sì. Che cazzo ci fai qui? Cosa ci fai qui? Prenditi le tue responsabilità, vai a casa a scrivere, sei sposato, c'hai un figliolo, vai a lavorare. Ciao Cinzia. Quindi è, diciamo, un po' questo. Credo che molti di noi lavorino tantissimo per arrivare al livello della propria incompetenza, cioè per arrivare al livello oltre il quale non possono andare. Ecco, io sono stato abbastanza fortunato da avere un piano B che mi portava da un'altra parte, perché è naturale, è fisiologico lavorare fino ad arrivare al, diciamo, al massimo a cui possiamo aspirare. È molto difficile però far coincidere quel livello con la propria soddisfazione personale, per cui questo che io faccio ora non è un lavoro, è un privilegio o un colpo di culo assoluto, chiamatelo come volete. E il fatto, appunto, e sono stato abbastanza fortunato anche ad avere intorno persone che se ne sono rese conto prima di me e che mi hanno detto: guarda, vai. Infatti prima mi raccontava del suo esordio, che è avvenuto, vale la pena raccontarlo perché è come una fiaba in questo tempo moderno, cioè è avvenuto nella maniera più tradizionale, poco credibile possibile, nel senso col fatidico invio del manoscritto alla casa editrice. Sì, l'invio del manoscritto ha avuto una storia abbastanza lunga. Io sono appunto sono un chimico. E il primo romanzo, La briscola in 5, l'ho scritto quando, diciamo, nei periodi di pausa lunga, durante un periodo di un anno nel quale ero stato condannato a un anno di tesi di laurea da svolgere nel mio dipartimento. Il dipartimento di chimica di Pisa era, perché ora ne hanno fatto uno nuovo, era il posto più brutto d'Europa, forse dell'emisfero nord. Credo ci siano degli uffici postali in Ucraina che forse sono peggio, ma vorrei vederli prima. Ora, in questo posto buio, scuro, umido, puzzolente, perché era un dipartimento di chimica, io ho passato un anno. E un anno da chimico computazionale, quindi al computer a fare conti, a programmare e premere enter, programmare e premere enter. Durante la fase di programmazione divertentissimo, durante la fase premi enter pochino meno, ecco. Fra l'altro era il 1998, era il periodo in cui era uscito al cinema Matrix. Io andavo al cinema, vedevo questi omini verdi che leggevano sullo schermo, gli omini non erano ancora verdi, ma leggevano questi caratteri verdi sullo schermo. Ecco, io facevo quel lavoro lì.
caratteri verdi sullo schermo, per cui dopo un po', per tentare di evitare di impazzire, che fai? O ti dai alla droga o ti metti a scrivere. Il centro dello spaccio a Pisa era un po' lontano dal dipartimento, per cui mi metto a scrivere. È vero che c'era il dipartimento di organica sotto, però non era purificata, non era il caso. Quindi scrivo questo romanzetto, La briscola in 5, e lo lascio lì. Proprio serve a me per non impazzire, è un diversivo. Ora, faccio subito dopo la laurea, faccio un errore, non pago della laurea, appunto, ormai ho deciso, voglio essere un ricercatore, faccio anche il concorso per il dottorato di ricerca. Lo vinco grazie a uno sforzo, grazie a uno studio indefesso e matto, perché i posti erano 12 e i candidati erano 13. Il 13° candidato verrà ammesso grazie a una borsa trovata all'ultimo momento, proprio una di quelle cose all'italiana che consolano, e vengo eletto rappresentante degli studenti del mio anno di dottorato, perché sono l'unico fesso che non si presenta alla riunione in cui viene eletto il rappresentante. Ora, perché questa carica di rappresentante era così poco ambita? Perché il rappresentante dei dottorandi aveva un unico compito, scrivere i verbali dei consigli di dottorato, una roba entusiasmante. Per cui a un certo punto mi rendo conto abbastanza presto che questi verbali non li leggerà mai nessuno, e quindi scatta il pascoli direbbe il fanciullino, però il fanciullino nel mio caso ha la fionda nei pantaloncini. Vuoi mettere la possibilità di scrivere su dei documenti ufficiali quello che ti pare? Con mia moglie che sta facendo il dottorato com'è che mi dice Marco non lo fa. Se qualcuno secondo me li legge, io dico guarda facciamo la prova, è molto semplice, io scrivo un verbale di prova dove ogni cinque parole metto la parola culo. Potrò sempre dire che il programma di scrittura ha fatto casino, ma se qualcuno li legge davvero questi verbali dovrebbero arrivare delle proteste. Non arrivano proteste. Mi sento forte nel mio proposito. Inizio a scrivere questi verbali in maniera sempre più barocca, all'inizio medievale, italiano medievale. Vennero dalle più remote province del regno 12 valenti cavalieri, i quali avevano in la mira di cercare il santo Graal. Sempre più ridondanti. Poi inizio verbale di polizia, poi polizia che arriva e arresta tutti. Favola, romanzo hard boiled, tutte quelle peggio cretinate che mi vengono in mente. Prima o poi chiaramente vado sulle 50 sfumature di grigio, capita prima o poi gli stili li finisci e qualcuno non ti va a leggere proprio quel verbale lì. Due dottorande del primo anno, poverine, inesperte, non sapevano che i verbali non si leggono, vanno a leggere quel verbale, dopodiché mi scrivono e quando mi scrivono, nell'atto di scrivermi lamentandosi, hanno ragione. Però commettono un errore nello scrivermi, cioè mi scrivono e mi chiedono, non mi chiedono non usare i verbali del dipartimento per divertirti, non usare, mi scrivono preferiremmo che tu usassi un linguaggio diverso, niente sull'argomento, un linguaggio diverso, ma non dicono più forbito, meno volgare, più formale, meno... No, mi dicono un linguaggio adatto alle persone a cui ti rivolgi. E questo è talmente bello, è un cross talmente bello, proprio nell'area piccola e il portiere si sta legando una scarpa coi guanti. Il verbale successivo viene scritto in stile Hello Kitty, tutto vezzeggiativi, cuoricini, orsacchiotti, fiorellini... Iniziava così, care bambine, cari bambini, non vorrei più perturbare le vostre candide anime di fanciullo, per cui da oggi in poi saranno bandite tutte le parole che facciano rima in azzo, erda, ulo, onzo. Quindi, tranquillamente arrivo alla fine del dottorato, è il 2005, e vado a restituire le credenziali di Ateneo all'amministratore di sistema, che mi dice, scusa Malvaldi, ma quanti sono i dottorandi di chimica? E io dico, ma siamo... 13 o 12 Attila si è ritirato, sembra che siamo 12, ma vado a controllare. No, perché alla mailing list c'è scritte 180 persone.
viene fuori che dall'episodio 50 sfumature di bianco c'erano persone che avevano incominciato a leggere i verbali proprio per, attendevano i verbali per leggere le cretinate che scrivevo. E quindi io dico, vabbè, oh, proviamoci, c'ho il romanzo nel cassetto, si sa mai che. Quindi prendo, stampo, rilego con la spirallina come un bravo studentello, prima pagina con nome, indirizzo, indirizzo del dipartimento perché a casa mi vergognavo, numero di telefono, tutto quanto, mando a 12 case editrici. La tredicesima, la Sellerio, non gliel'avevo mandato in prima istanza perché mi sembrava di mirare troppo alto, e la Sellerio, cioè insomma, voglio dire, è troppo seria, oh, sono gli unici che mi hanno risposto, gli unici. Cioè io un giorno ero in treno, tornavo da Firenze dopo aver fatto un colloquio di lavoro, perché ormai cominciava, diciamo, il dottorato era finito, stavo cercando un assegno di ricerca, ne avevo trovato uno in Olanda, uno in Giappone, cercavo qualcosina un pochino più vicino a casa, ricevo una telefonata. Cioè, pronto, salve, Marco Malvaldi, sì, buongiorno, sono Antonio Sellerio, sì, sì, proprio lui, però, allora tutti i tuoi amici lo sanno, che hai spedito questo manoscritto, c'è un numero sconosciuto sul cellulare, ti telefona uno che ti dice sono Antonio Sellerio, cosa fai? Cioè sì, guardi, io sono Joseph Stalin, e butti giù, è ovvio, no? Lo farebbero tutti, no, lo fanno, tu risquilla il telefono, stavolta c'è 091 che potrebbe essere il prefisso di Palermo, è plausibile, se uno mi sta facendo uno scherzo è andato a Palermo, si merita quantomeno il mio tempo, quindi dico salve, sempre Marco Malvaldi, faccio sì, ecco io sono davvero Antonio Sellerio, e lì parte tutta questa cosa, mi racconta che non sono in realtà l'unico che ha reagito male, anche Carlo Lucarelli ha reagito piuttosto male, la telefonata la fece la madre, Carlo Lucarelli concluse la telefonata dicendole poi se lo faccia dire signora, lei l'accento siciliano lo fa veramente di merda. Quindi c'è gente che ha fatto peggio di me. E quindi parte questa cosa, parte la pubblicazione con alcuni, appunto, con alcuni diciamo, equivoci piuttosto imbarazzanti all'inizio, con la segreteria commerciale che mi chiama e dice avevamo pensato per l'anticipo a 1.000 euro, e faccio sì, come ve li devo dare? E la segreteria dall'altra parte no, non ha capito. Parte, arriva, si arriva finalmente alla consegna del libro. Il libro mi viene consegnato in dipartimento perché io avevo dato l'indirizzo del dipartimento. Avevo anche fatto un'altra cosa discretamente, avevo messo qualche manifestino con, semplicemente con la copertina del libro, Marco Malvaldi, la Biscone 5, Sellerio editore, una cinquantina al massimo, forse 60, top. Messi in punti strategici lì. Su uno di questi volantini un qualche allegrone aveva scritto aiuta la ricerca italiana, manda il Malvaldi a fare lo scrittore. Lo conservo ancora quel volantino. E niente, mi arriva questo pacco dalla Sellerio, io apro, porto nello studio con la moglie, lo apro, perché avevo lo stesso studio con mia moglie all'epoca, cioè avevo tutto per impazzire, lavoro, tutto quello che serve per dare di balta. Apro questo pacco, prendo, inizio a guardare il libro, che non avevo mai visto, quindi già figuratevi l'emozione, uno vede il libro della Sellerio con il suo nome in cima, quindi lo carezzi, lo guardi, lo annusi, verifichi che sia veramente, quindi apri la bandella e inizi a leggere appunto la seconda e la terza di copertina, che non avevo mai letto, ignoravo cosa ci fosse scritto, e inizio a leggere La rivalsa dei pensionati. Siamo in un paese della costa vicino a Livorno, lì non c'è Sellerio, non c'è educazione, non c'è Livorno, no, Livorno non si fa, cioè cioè, per cui prendo la cornetta, telefono e dico guardate, voi avete scritto Livorno sulla bandella, c'è gente che mi toglie il saluto, non era possibile scrivermi, chiedermelo. Ma vabbè, dottor Malvaldi, se ci sarà una seconda edizione provvederemo a emendare l'errore. Faccio sì, scusi, ma la prima edizione da quant'è? È da 7.000 copie. Cioè signora, io 7.000 parenti non ce l'ho in tutta Italia. Cioè,
Cioè, alla prima edizione da 7.000 copie va esaurita in 2 settimane. 2 settimane nelle quali io avevo paura di andare veramente a casa di mia madre per scoprire i panini di Fantozzi, no? E aprire i cassetti e trovare sti libri impilati. Per cui, niente, parte questa cosa solo grazie al passaparola, solo grazie a, sono venuto a sapere, librerie, la città dove vendevo e dove vendo tuttora di più, essendo io nato a Pisa, Toscano, è Torino, dove ho dei parenti, sì, ma sono 3 o 4. E quindi ho saputo che ci sono librerie a Torino dove ti mettevano il mio libro in mano e ti dicevano: te non esci finché questo non l'hai comprato, poi fai cosa ti pare. Quindi la cara vecchia libreria indipendente, no? Il posto che ti dice: questo ti piace, ma io questo ti piace, rompere coglioni, ti piace. E quindi da lì parte questa cosa, appunto, per un misto di, appunto, di casualità, noia, competenza e il fattore C, che senza il quale le imprese nella vita, diciamo, non vengono fuori. Nasce questa avventura nella narrazione con con il giallo, che comunque è un genere che in Italia da adesso è molto affermato e serve per raccontare la società al presente, ma che un tempo era un genere di serie B. Come mai, diciamo, i suoi vecchietti cominciano a leggere il giornale partendo dalle disgrazie, no? In fondo un po' è questo il materiale primo del suo narrare. Perché appunto decide di raccontare attraverso il giallo e di unire al giallo il divertimento, no? Come sfumatura? Beh, allora, innanzitutto perché il giallo, il primo libro che scrivo è un giallo e io allora, diciamo, non sono consapevole di essere uno scrittore, quindi il giallo è la cosa più facile da scrivere. Lo schema è molto semplice: ammazzi qualcuno all'inizio, indaghi in mezzo, scopri chi è stato alla fine. Da un punto di vista operativo è molto facile scrivere un giallo partendo dal fondo, partendo da come viene scoperto l'assassino, perché poi qualsiasi idea ti venga in mente la puoi far crescere, esattamente come si fa, come cresce una pianta. Ogni diramazione che parte dal tronco è coerente, è valida, è logica, basta poi che tu ti ricordi di raccontare il tutto in direzione contraria, partendo dalle foglioline, dai rami, arrivi alla diramazione e arrivi al tronco. Questa, appunto, questa cosa mi veniva da quello che era stato, appunto, il mio mestiere fino a quel momento e che lo sarà ancora per tanto tempo, cioè il chimico, perché durante, appunto, una delle mie peregrinazioni chimiche in Giappone, quando appunto un chimico italiano, un teorico italiano che va a lavorare in Giappone parte già svantaggiato perché ha, diciamo, può contare su ritmi di lavoro che sono un terzo di quelli degli autoctoni. In più i giapponesi hanno una pazienza notevole, cosa che il Malvaldi non ha mai avuto in vita sua. Se c'è una dote che non ho è la pazienza, per cui quando qualcosa non tornavo, ecco, io rimanevo a volte le notti in facoltà perché mi ci incavolavo e volevo venirne a capo. E a volte il mio capo, Yuichi, il mio capo in Giappone, passava, che era anche lui in facoltà, badate bene, perché mi diceva, mi veniva a chiamare, mi diceva: Marco, vieni di là, si prende un tè, ci si rilassa, tranquillo, vai tranquillo, gli alberi non crescono tirandoli dall'alto. Questo, gli alberi non crescono tirandoli dall'alto, mi è rimasto, diciamo, un po' come un mantra. Quello che diceva lui era ovvio, diceva: guarda, questa è una scommessa, quella che stai facendo è una scommessa, devi farla tutti i giorni con regolarità. Se sei bravo, se hai la mente accesa, arriva il momento in cui vedi quello che devi fare e a quel punto continui a farlo, con continuità, con sistematicità. Non puoi sperare di stare lì a guardare l'albero che cresce o forzarlo, devi fare le cose con sistematicità. E io quello ho fatto. Quindi il giallo in questo modo si può scrivere tranquillamente, basta, qualsiasi persona può scrivere un giallo, basta ricordarsi di partire al contrario e poi innestare tutte le cose che ti vengono in mente in direzione. È un po' come, avete presente il solitario, il giochino in cui devi mangiare una pedina alla volta senza far rimanere delle isole nella scacchiera, e si vince solo se rimane una pedina. Non è facilissimo da completare.
così come il cubo di Rubik, ma anche il cubo di Rubik è facilissimo da fare se voi prendete un cubo nuovo, lo scompaginate e vi segnate le mosse una dopo l'altra. Poi basta segnarsele, basta ricordarselo. Quello che sembra genio a volte è semplicemente sistematicità, nient'altro che pura semplice sistematicità. Questo per, appunto, per il giallo. Per l'umorismo, vabbè, sulla famiglia della famiglia nella quale sono nato ne abbiamo parlato, ecco. Diciamo che io, bene o male, appartengo a quel genere di persone. Io sono propenso a vedere la vita, a scherzarci su. Per cui anche nel giallo sono propenso a scherzarci su. Mio nonno, davvero, come molti, iniziava a leggere il giornale dai necrologi. E quando vedeva nel necrologio qualcuno che aveva più o meno la sua età, la sua reazione era un composto "to" prima di me. E Ampelio 3700, resto del mondo zero, e via. Si va risello. Quindi, poi mi sono reso conto, questo scrivendolo, che gialli comici sono rarissimi. Cioè, io di gialli comici mi ricordavo Donald Westlake, grandissimo, un tipo di comicità, un tipo di ironia un pochino lontano dal nostro, e il commissario San Antonio, Frédéric Dard, gli anni 60-70 francesi, che quelli erano, alcuni erano dei piccoli capolavori, soprattutto perché San Antonio non rispettava le regole della scrittura. A volte addirittura mi ricordo che in un libro diceva: non so come far finire questa storia, quindi sapete che faccio? Finisco questo libro e ne inizio un altro, e la pagina successiva iniziava un'altra storia che durava solo una pagina, addirittura la parola era troncata a metà e dalla pagina N+2, credevate, eh? No, tranquilli, vi dico come va a finire, però un po' di sfogo permettetemelo. Quindi ho detto ok, proviamoci, facciamolo, e quella è in effetti la cosa più divertente. Cioè il giallo, sì, deve essere un giallo coerente, deve avere un'ossatura, deve avere, diciamo, deve dare una scusa per leggere, però quello chiaramente, io mi ritengo un umorista, non un giallista, ecco. Quindi, però, dire palesemente la mia intenzione è di farti ridere è il modo migliore per non farti ridere. Il modo peggiore per far ridere qualcuno è: ti racconto una barzelletta. Una parolaccia non fa ridere. Una parolaccia che scappa all'arcivescovo microfonato durante la messa di Pasqua. Sì, sì. E quindi quando l'arcivescovo scivola sul gradino bagnato di pioggia, esattamente, senti dal microfono, cazzo! E c'hai 1500 persone e te sei lì vestito da pinguino perché lavori per il coro dell'opera primaziale, quindi sei lì in smoking, in cravatta, seduto, immobile, cioè sembra che ti sia esploso un petardo in bocca, perché è chiaro che dipende tutto dal contesto. Se si prepara bene il contesto si può far ridere, anche, anzi in un giallo si può far ridere ancora meglio, perché le persone non se lo aspettano. Ti aspetti tristezza, ti aspetti la società, ti aspetti no. E invece ti trovi davanti delle cretinate, non te lo aspetti e magari ridi di più. E per creare questa struttura, che si evince che lei quindi crea una struttura abbastanza stretta per poi poter lavorare sull'umorismo, perché bisogna essere molto rigorosi per poi potersi permettere la libertà di usare l'ironia, lei appunto ha costruito questi personaggi amatissimi dal pubblico, che sono appunto Ampelio, Aldo Griffa, Pila, De Remediotti, del Tacca del Comune che si distingue dall'altro. Questi personaggi sono ispirati ai classici vecchietti da bar dei bar italiani che noi tutti nell'infanzia abbiamo conosciuto. Sì, questo è uno dei, credo sia uno dei segreti del fatto che questi gialletti piacciono. Bene o male, i quattro vecchietti al bar sono un topos italiano, e i libri che hanno quattro vecchietti al bar che giocano a carte non si contano, a partire per esempio da un libro, quello che è secondo me il libro più bello di Stefano Benni, Comici spaventati guerrieri, i quattro vecchietti al bar, 54, che è il libro più bello di Wu Ming, ha i quattro vecchietti al bar, sono tantissimi. Il capostipite dei quattro vecchietti al bar è secondo me la canzone di Fabrizio De André, La città vecchia, con i quattro pensionati mezzo avvelenati al tavolino, che è un po', diciamo,
il coro greco in versione Italia contemporanea, i vecchietti che si lamentano del fatto che le cose non vanno bene. È una delle due parti fondamentali di un'indagine, la diagnostica, cioè devi scoprire che c'è qualcosa che non va. Poi però ci vuole anche la parte terapeutica, perché non puoi curare una persona con la risonanza magnetica nucleare. Prima scopri cosa c'ha, poi, una volta che hai scoperto cosa c'ha, si parte, quindi arriva Massimo, la parte logica, la parte razionale, quello che magari non si accorgerebbe che qualcosa non va, perché non conosce le persone, non conosce bene le relazioni fra persone, per lui sono tutti pettegolezzi, però quando poi si trova di fronte un'incoerenza, un qualcosa che non capisce, non ci dorme la notte finché non lo ha trovato. E questo è un po', secondo me, quella che è la caratteristica principe delle persone che si definiscono intelligenti. Le persone intelligenti sono prima di tutto curiose, cioè se non lo sanno, lo devono sapere in qualche modo. Poi ci sono persone che riescono ad arrivarci da sole, persone che si accontentano anche se glielo dice qualcun altro, persone che invece non si accontentano e ci devono arrivare da sole. Ma prima di tutto, se andate a vedere le biografie di quelli che sono i veri geni dell'umanità, Leonardo da Vinci, Richard Feynman, Albert Einstein, la prima caratteristica che trovate è che sono dei curiosi onnivori, che si interessano di tutto, che se gli dici qualcosa che loro non sanno, dagli 3 mesi e ne sanno più di te, perché non possono accettare il fatto di non saperlo. Ecco, questa è la caratteristica principale, secondo me, dell'intelligenza, la curiosità, il fatto di essere alla ricerca continua di stimoli, di qualcosa che non sai. Che essere bravi su quello che si sa, sono buoni tutti. Allora, spia. E abbiamo anche appunto nel bar, che è questo microcosmo molto animato, perché sì, proprio come un teatro, no? Un palco teatrale, dove abbiamo il barista, abbiamo i vecchietti che gli fanno da coro, poi ogni tanto arriva qualcuno, quindi c'è proprio una vera entrata. Abbiamo proprio la pratica professionale delle chiacchiere da bar, e lì è proprio un'arte, perché io credo che in nessun altro romanzo italiano come nei suoi ci siano tante chiacchiere e tanti aneddoti, tante storie. Io ho letto che lei si rifà anche ai Promessi Sposi, un romanzo che è vituperatissimo, no? A Manzoni, che comunque faceva delle digressioni meravigliose. Le digressioni, lui, Malvaldi, dice, dove si sente l'autore. Nelle digressioni Manzoni è bravissimo, perché entra lui e vi spiega le cose, e la stessa arte è un po' ripresa da lei. Allora, beh, posto che paragonarsi a Manzoni è vagamente mirare alto, però sì, cioè I Promessi Sposi è un romanzo che ti infliggono di media a scuola, no? E che tu leggi a scuola dicendo due coglioni, Promessi Sposi. Ma se lo riprendi e provi a leggerlo come se fosse un libro, trovi che a un certo punto, che in molti punti, cosa succede? Che fra Renzo e Lucia, dei quali diciamo ci stanno anche un pochino sui coglioni questi due che non ce la fanno... Ogni tanto, ogni spesso, entra lo scrittore, entra il Manzoni, che dice, guarda, cioè, ti dico io cosa succede, a volte capita, succede questo, e in quelle digressioni tu dici, cacchio, allora questo sapeva veramente scrivere, e poi ricomincia la storia di Renzo e Lucia, ok, però le digressioni colte, le digressioni belle sono una mia passione, non solo in Manzoni, ci sono digressioni bellissime in quello che secondo me è il più grande scrittore italiano di tutti i tempi, attenzione, no, di tutti i tempi no, c'è qualcuno prima, molto prima, diciamo il più grande scrittore italiano del XX secolo, cioè Primo Levi. Quando Primo Levi inizia a parlare di chimica, inizia a fare i paragoni fra la chimica e la vita, ti rendi conto che è davanti un gigante. Uno conosce Primo Levi per i racconti e i romanzi sulla prigionia, sul lager, sul ritorno a casa, che sono bellissimi, ma il Primo Levi vero, quello che si libera di queste catene assurde, è il Primo Levi del sistema periodico, della chiave a stella, della dignità del lavoro. È questo il Primo Levi che veramente è uno scrittore gigantesco. Poi le digressioni colte ci sono anche in tantissimi altri autori che amo, soprattutto negli autori inglesi, negli umoristi inglesi, Woodhouse, Jerome Klapka Jerome, l'autore di Tre uomini in barca, che secondo me è il capolavoro assoluto dell'umorismo mondiale. Pensate, è un libro sul quale ridiamo ancora oggi, è stato scritto nel 1901.
sono passati qualcosa come 117 anni, io vedo persone, adolescenti, che lo leggono ridendoci, ma ridendoci forte. Quindi la digressione è un qualcosa che ti dice, che ti ricorda in continuazione che quello che stai leggendo è un libro, non è reale. I miei morti sono morti di carta e quindi posso permettermi in un certo senso di scherzarci su. E quello che parla è una persona esattamente come te. Non è un qualcuno che ha la verità o qualcuno, è qualcuno che ha voglia di fare quattro chiacchiere in maniera pesantemente sleale. Lui parla e tu zitto, perché però ti racconta le cose esattamente come te le racconterebbe una sera a cena fra amici. Ecco, penso che lo scrittore, uno che scrive, sia fondamentalmente un amico pubblico, una persona che appunto sceglie di raccontare queste cose, siccome è vanaglorioso e esaltato, non gli basta raccontarle agli amici a cena, no, è talmente presuntuoso che stampa il nome in copertina e pretende anche che voi paghiate per leggere. Detto questo, l'ispirazione più assoluta, diciamo, nelle digressioni, al di là di tutti appunto i vari paragoni che andrebbero letti per divertimento, no? Studiati, vari Manzoni, Woodhouse, Levi e altri, il mio, diciamo, nume tutelare in assoluto è, ahimè, un personaggio livornese. È perché è l'architetto Giorgio Marchetti, in arte Ettore Borzacchini, autore del Borzacchini Universale, dizionario ragionato della lingua livornese ad uso delle persone colte e dei pisani. Questo è il titolo completo dell'opera. Opera che inizia con un incipit, con un esergo molto chiaro. A pagina 3 si legge: il dizionario, il presente dizionario, è dotato di un robusto apparato ermeneutico di note a piedi pagina volte a facilitare al lettore la comprensione del testo. Se il lettore non dovesse capire qualcosa, vuol dire che è duro. Si parte così e si prosegue con quello che è, diciamo, il tipo di umorismo che io ho voluto un po' imitare, scimmiottare, che è la continua contrapposizione fra aulico e volgare. Giorgio Marchetti, Borzacchini, aveva una cultura umanistica, tecnica, architettonica mostruosa, che usava come un trampolino molto alto per tuffarsi nelle bassezze più esecrabili dell'animo umano. Diceva spesso Borzacchini che se si fosse chiamato Hans Christian Andersen e fosse nato a Copenaghen, avrebbe detto che il re era nudo. Siccome si chiamava Giorgio Marchetti, era nato a Livorno, diceva che il re ce l'aveva piccino, così tutti capivano che il re era nudo e non c'era modo di dimenticarselo. Nel dizionario universale, nel Borzacchini, si trova un continuo gioco di questo tipo, aulico, volgare, con queste note a piè di pagina che contengono centinaia, migliaia di apocrifi della letteratura mondiale, che sono apocrifi sfumati come la pittura di Leonardo, partono con il vero testo e piano piano derivano. Leggiamo per esempio nella definizione muso a piccozzino, fondamentale nella lingua livornese per indicare una persona dal viso grifagno, antipatico, quella classica persona che vuole i 2 euro di resto, quello di 2 centesimi di euro di resto, micragnosa, antipatica, attaccata come... E leggiamo: la figura è già tratteggiata nel poema La signorina Felicita di Guido Gozzano nelle seguenti quartine. E ti rividi, scusate, comincia: Maddalena, con sordo brontolio, riponeva gli arredi già deterzi, rigovernava lentamente ed io, già disperso nei sogni più diversi, accordavo le sillabe dei versi sul ritmo uguale dell'acciottolio. E ti rividi al sommo del giardino, di fronte all'uscio della casa a vita, col culo basso e il muso a piccozzino, che ti pulivi il naso con le dita. E tu, piano piano, leggi e non capisci dov'è che finisce Gozzano e dove entra Borzacchini. Risposta alle prime, i primi 4 versi sono Gozzano autentico, poi
si entra nei secondi quattro, no, ma il passaggio è talmente lieve, talmente sfumato, talmente garbato che non te ne accorgi, così come non ti accorgi dell'apocrifo di Robinson Crusoe, purtroppo non me lo ricordo a memoria, mi perdonerete, nel quale appunto si narra di Robinson Crusoe che impazzisce per la solitudine dopo 7 anni di isola deserta e quindi cerca i passatempi più improbabili, alcuni sono veri, alcuni sono autentici, poi a un certo punto leggiamo che Robinson Crusoe si denuda e inizia a correre velocemente intorno a una palma nel vano tentativo di inchiappettarsi da solo, e lì ti viene il sospetto che il Borzacchini se lo stia inventando. Ecco, è questo continuo rimando aulico, volgare, altissimo, bassissimo, che chiaramente è il tipo di umorismo più generale. Ecco, se vi piacciono i miei libri, se vi piace il modo mio, sappiate che se vi andate a leggere il Borzacchini universale vi aspettano nottate di autentico godimento, momenti, non leggetelo in treno perché vi cacciano dallo scompartimento, letteralmente vi mandano via. È Borzacchini, Ettore Borzacchini, dizionario, il Borzacchini universale. Eppure questi libri sono anche gialli, nonostante il giallo sia un pretesto, e sono gialli con trame anche ben costruite, tutte le volte sono trame scovate, ragionate, quindi io ho letto che fautrice delle trame è sua moglie, quasi di quelle sempre riuscite bene, sì. E c'è una sorta di sodalizio che accade spesso tra scrittori e loro consorti, anche lo stesso Stephen King dice che sua moglie è la prima lettrice, che il primo editing si fa in cucina, insomma. Sì, e mia moglie si è spinta anche un po' più in là. Cioè, ecco, cioè, com'è questa relazione? Nasce tutto da un romanzo che si intitola Milioni di Milioni, che è una storia fatta, pensata completamente da mia moglie. Che io leggo e dico, beh, cavolo, bello. Mi piace, e lei dice, ok, sono contento, scrivila. E da lì appunto sì, abbiamo incominciato alcune trame, per la precisione, le trame di un romanzo dei vecchietti, non particolarmente ben riuscito, ma non per colpa della trama, La battaglia navale, e le trame di tutti i romanzi non vecchietti, a eccezione di Odore di chiuso, sono di mia moglie. Io faccio, diciamo, soggetto e sceneggiatura, e io faccio la regia, mettiamola così, perché Samantha è, diciamo, molto più brava di me in questo genere di cose, nel creare false piste, nel dare, diciamo, le mie diramazioni. Io faccio crescere un abete, lei va sull'ulivo, è proprio, si arriva all'albero alla fine, però ci sono contorsioni, rami che partono e cose molto molto più complicate di quelle che posso pensare io. Quindi ormai, diciamo, è un sodalizio del quale lei non vuole il nome in copertina perché sostiene che porti merda. E siccome siamo scienziati tutti e due, lei ha detto no, il brand ormai è conosciuto, è Marco Malvaldino, ha voluto il nome sul contratto per motivi che io ancora non capisco, perché le donne vai a capire, sono strane, sono... Cioè, rifugge la notorietà, però vuole... L'unico libro pubblicato con il suo nome è un libro per bambini, appunto anche lì trama e svolgimento sono stati fatti a quattro mani, però lì è stato il bambino, cioè il bambino protagonista, Leonardo, che è mio figlio, che ha insistito, ha detto no, no, mamma, devi metterci il nome, e lì non c'è stato verso, ecco, ma ce n'è... Cioè, non è stato facile, ecco. Diciamo, protagonista dei suoi libri ovviamente è anche la Maremma e i luoghi, che anche nel romanzo ottocentesco sono molto presenti, no? Però bisogna saperli far parlare, e direi che Malvaldi li sa far parlare. Lui ha detto, ho letto un'intervista in cui diceva che arrivare in Maremma è come entrare in una specie di libro.
perché è proprio un luogo che lo distende, quindi crea quella separazione dalla realtà che accade a noi quando siamo immersi in un bel libro, improvvisamente siamo separati, siamo completamente immersi nella scrittura. Sì, no, questo è un vantaggio sleale che io ho, cioè di essere, diciamo, un trapiantato, perché mia moglie è maremmana e io ho cominciato ad andarla a trovare quando ci siamo conosciuti e mi sono accorto di questo strano fenomeno che capita tutte le volte che passi Cecina. Entri in un altro mondo, entri in un'altra meteorologia. È una cosa curiosa, la zona di costa che va da Cecina fino a Grosseto ha esattamente la stessa meteorologia della Sardegna, non è toscana. Se andate a vedere le previsioni del tempo, a Pisa piove, Pisa piove 170 giorni l'anno in media, quindi uno si può immaginare. Quindi te parti da Pisa con la nuvola di Fantozzi che improvvisamente finisce la benzina quando arrivi a Cecina. Te vai e la nuvola resta lì. E arrivi in un mondo che è meraviglioso perché è completamente diverso ed è l'unione di elementi che uno pensa contrapposti. C'è la montagna di qua e il mare di là, a 400 metri più o meno di distanza. Ci sono le colline, c'è una varietà di alberi, di fauna, di microclima paurosa. Non è un caso se quella zona è una zona vinicola, anche se da un punto di vista dei vini che producono ci sarebbero molte cose da dire. Sì, perché è meraviglioso, come diversità del terreno è incredibile, poi producono tutti lo stesso vino. Tutti lo stesso vino, i cosiddetti super Tuscans, non li distinguete uno dall'altro, questa è la mia opinione personale, se non nel prezzo, ecco, ce ne sono quelli che costano tantissimo e quelli che costano veramente uno stonfo. Per cui, sì, è un'unità di misura che viene usata nelle conversazioni della banca monetaria, delle banche internazionali, uno stonfo, due stonfi, 10 stonfi sono... diciamo, una piccola finanziaria, ecco. Allora, questi posti sono appunto posti che parlano da soli, perché è raro trovare dei posti come il panorama, per esempio, che si vede da Campiglia Marittima, dove tu ti affacci da questa terrazza all'esterno delle mura storiche del paese e vedi le colline, il mare, un monte, una pianura coltivata dalla Proloco, si vede, perché sono passati i giardinieri col pettine, no? Le ciminiere, sono belle anche le ciminiere. In quel particolare contesto ci stanno bene anche le ciminiere dell'Ilva. È una roba che quasi dà fastidio, perché non è possibile. E lì non c'è bisogno di inventarsi niente, basta descriverlo, basta. E se uno appunto legge una parte di un libro che è Negli occhi di chi guarda, in cui è descritto questo panorama, e ritorna all'inizio di un romanzo di cui si parlava, un romanzo del Settecento italiano, e dice: da dove l'ha copiato il Malvaldi più o meno questo pezzo in cui parla delle mucolline che spariscono nel mare? Ecco, copiato no, diciamo, bella parola, ispirato, mi sono ispirato, ecco, mi piace, ispirato va benissimo, grazie. I suoi romanzi sono romanzi seriali, fanno parte di una serie con i lettori che attendono proprio i nuovi episodi. Nel precedente incontro Carlotto ha detto che ha un rapporto molto travagliato con i suoi lettori, che da un lato gli suggeriscono cosa scrivere, cioè proprio gli danno suggerimenti di trame, e dall'altro si arrabbiano moltissimo se lui per un po' non scrive, se lui abbandona un personaggio. Com'è il suo rapporto con i lettori? No, assolutamente autocratico, io sono io il padrone dei miei personaggi, che nessuno mi rompa, anche perché, allora, c'è da dire questo, già ci ha messo le mani mia moglie, che non è roba da poco. In più, i personaggi, essendo personaggi non così di fantasia, alcuni di questi personaggi sono affezionato, cioè, per esempio, far uscire di scena mio nonno, che è già morto a 96 anni, ucciderlo un'altra volta sarebbe veramente maleducazione, pover'uomo. Levare questi personaggi, molto spesso si sente dire che gli scrittori sono, sentono il peso dei personaggi seriali.
Sì, ogni tanto ti può dare, come dire, puoi avvertire un senso di costrizione, ma è lo stesso senso di costrizione di quando la mattina non hai voglia di andare a lavorare, però devi andare a lavorare. Essere disoccupato sarebbe molto peggio, ecco. Allora, da una parte dico sì, vabbè, potrebbe, è un po' una rottura di scatole questa cosa dei vecchietti, anche perché andare a prendere quattro dei cinque personaggi fondamentali sopra gli 80 anni non è una mossa furba da un punto di vista di marketing. Però, dall'altra parte, cioè io a questi personaggi ci sono affezionato, soprattutto perché uno di questi quattro vecchietti è molto reale, Aldo, il vecchietto, diciamo, più acculturato, più forbito, più tombeur de femme, è una persona a cui tengo parecchio, è come mi vedo io a 80 anni, come spero di essere io a 80 anni, ammesso una volta appunto quando mio nonno ha compiuto 90 anni, gli abbiamo fatto una festa, chiaramente siamo andati a casa sua, cioè a casa di mio zio, che lui aveva colonizzato, e a un certo punto mio fratello, quello della fidanzata aliena, credendo di poter scherzare, credendo di poterlo prendere per il culo, gli batte sulla spalla e fa: "Allora nonno, com'è avere 90 anni?" "Meglio dell'alternativa, bimbo, meglio dell'alternativa." Quindi è, diciamo, il rapporto con i personaggi seriali sono dei paletti, però se riesci a passare intorno a questi paletti inventandoti traiettorie sempre nuove, ti senti ganzo. Se non ci riesci, c'è tua moglie di là, le telefoni e... E dai suoi libri è stata tratta una serie per Sky. Facciamo un'altra domanda. Facciamo un'altra domanda. Allora, passiamo ai libri esterni alla serie. Come Buchi nella sabbia, che è un libro che io ho letto e è molto amato. Siamo nel 1º giugno 1901, al Teatro Nuovo di Pisa, sta per andare in scena una Tosca. E in un clima molto agitato, perché si temono, ci sarà il re a presenziare questa prima e si teme una mossa degli anarchici. Si parla, è anche un po' un espediente per parlare del mondo della musica, che credo sia una sua passione. Ci racconta com'è nata questa storia. Allora, la storia Buchi nella sabbia nasce dalla voglia di scrivere di un altro letterato, diciamo, conosciuto ma non troppo, e secondo me sottovalutato. Nel primo caso, appunto, era stato con Odore di chiuso Pellegrino Artusi, che secondo me era un grande scrittore prima di tutto. Il suo libro lo dimostra. La scienza in cucina e l'arte di mangiare bene. Dopo aver scritto Odore di chiuso, mi viene la voglia di completare, di fare una trilogia. Ogni scrittore deve scrivere una trilogia. È scritto diciamo, sui dettami della comunità europea, regole per uno scrittore che si rispetti. Ogni scrittore, capitolo 2,1, deve scrivere una trilogia. La trilogia deve essere composta da tre romanzi, è il comma 2, perché i burocrati sono talvolta un po' rigidi. Quindi avevo voglia di scrivere questa trilogia fatta da tre letterati. Diciamo così, sui generis, che non desiderano essere letterati. Quindi il primo è Pellegrino Artusi, che non scrive per raggiungere la gloria, scrive perché gli piace mangiare e vuole che tutti mangino bene. Il secondo è appunto Ernesto Ragazzoni, che era il poeta e lo scrittore delle pagine invisibili. In un suo articolo meraviglioso sul Tempo, anni 20, anni 10, Ragazzoni dirà che le sue pagine migliori sono quelle che non ha scritto, le mie invisibilissime pagine, le cose che gli vengono in mente mentre cammina per Roma, presumibilmente per smaltire una qualche sbornia colossale, e che gli vengono in mente, e che lui si racconta, scrive a se stesso e poi non scriverà mai, perché insomma, scrivere è faticoso. E tante delle poesie e di Ragazzoni ci sono giunte attraverso tradizione orale. Ragazzoni le recitava, ma alcune non le ha mai scritte, per cui ci sono giunte alcune addirittura in diverse versioni. Ragazzoni darà alle stampe durante la vita solo due libretti di poesie. In tutto questo, appunto, Ragazzoni lavorava davvero per la stampa come corrispondente per la musica, come esperto di musica. E all'epoca, se si parla di musica, si parla di opera, diciamo,
dovendo scegliere un'opera nella quale succede qualcosa di non voluto, di imprevisto, Tosca è l'opera di elezione, perché Tosca è l'opera più sfigata che si possa pensare. Se succede una qualche disgrazia, un qualche casino, una qualche confusione scenica, Tosca di solito è l'opera per eccellenza. Se andate a cercare su internet e cercate disastro all'opera, opera interrotta, e cercate un po', io con l'aiuto di una mia amica musicologa ho raccolto circa 140 di questi avvenimenti. 140 volte in cui la musica, storicamente documentato, si ferma. In 77 volte su 140 l'opera in questione è Tosca. Tosca vince sul resto del mondo 77 a 63. È paradossale. Allora, perché? Tutto questo nonostante ci sia una sola donna in scena. In teatro, si sa, le donne in scena si crede che portino scarogna. Tosca ha una sola donna in scena, eppure, se deve andare male, lo farà, per vari motivi, tutti, quasi tutti, connessi alla presenza dell'ultimo atto, l'atto nel quale Cavaradossi subisce una fucilazione, una vera, finta, vera fucilazione, e poi Tosca si butta da Castel Sant'Angelo. A volte Castel Sant'Angelo è appunto un piccolo muretto, a volte nei teatri veramente importanti come il Metropolitan di New York è una struttura di cartapesta di 5 metri, e il soprano, che non è di solito molto in forma, si deve buttare da 5 metri di altezza. Per cui cosa si mette dietro la struttura di cartapesta per attutire la caduta del soprano? Si mette un bel... voi, se siete furbi, mettereste un materasso. No, in America mettono un tappeto elastico. Per cui, mentre l'orchestra intona gli accordi strazianti della Tosca, il trito, no, 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 ta, ta, ta. E di casini del genere ne sono successi a bizzeffe. A volte il tenore viene fucilato per davvero, è successo a Fabio Armiliato, qui in Italia, Sferisterio di Macerata, due tecnici di scena i quali tutti e due caricano a salve i fucili, per cui la prima salva esplode e manda lo stoppaccio della seconda salva direttamente nelle gambe di Armiliato, il quale emette un acuto che non è previsto dallo spartito e rovina in terra. La Caiba Ivanska chiede se c'è un dottore, l'opera finisce lì, ma Armiliato è un professionista. Quindi due giorni dopo, stampellato e con la gamba di gesso, si ripresenta in teatro perché vuole cantare e arriva immune e incolume fino al secondo atto, dove la stampella si incastra in una delle assi, lui ci inciampa e si frattura la gamba sana. L'opera verrà finita da Osè Cura, che era seduto in smoking in platea e che aveva detto: oh, io eventualmente ci sono, tante volte la parte più o meno la conosco. Quindi... Però Tosca ha anche una storia molto molto bella, perché è, diciamo, c'è un personaggio di mezzo che è l'autore di Tosca, Giacomo Puccini, che era un personaggio, diciamo, particolare, anche lui in grado di coniugare aulico e volgare con una facilità mostruosa, e Tosca ha una storia molto particolare e travagliata. Puccini vede il dramma di Sardou Tosca nel 1890 a Parigi, se ne innamora, scrive a Ricordi, dice: Sor Giulio, mi compri questo dramma che ne voglio fare un'opera. Ricordi esegue, scrive qualcosa Puccini? Manco una riga. Per cui dopo 2 anni Ricordi, insomma, ci rimane un po' male e affida l'opera a un altro compositore, Alberto Franchetti. Puccini scrive immediatamente a Ricordi e dice: no, Franchetti chi è? Franchetti non sa né di te né di me. Tosca è mia, ridammela. È il 1895. Quante righe scrive nel 1899, vagamente indispettito dal fatto che Puccini nel frattempo non abbia fatto niente, Ricordi gli dice, gli scrive: sor maestro, me la manda una riga di musica, anche una sola, per cortesia, una mi basta. E qui fa un errore, perché Puccini dava il meglio di sé non nelle opere, non nella musica, ma nelle lettere che scriveva. Puccini era un maestro nello scrivere lettere e cartoline. Una delle lettere è citata alla fine di Buchi nella sabbia, e se volete dopo la leggiamo, ma prima di tutto, per darvi un esempio anche qui di cosa era in grado di scrivere Puccini quando scriveva, una volta un suo amico giunge una cartolina
da Parigi. La cartolina è un cerchio scritto, una scritta in cerchio dentro la quale c'è scritto tu vedessi, punto esclamativo, tu vedessi, punto esclamativo, tu vedessi, punto esclamativo, tu vedessi, punto esclamativo. E se uno va a leggere la scritta che c'è in cerchio, legge tu vedessi quante fiche c'è a Parigi. Ecco, questo era Puccini quando scriveva le lettere. E infatti, anche qui non si smentirà nella risposta a Giulio Ricordi, risponde con una riga di musica. E sotto ci scrive, ecco, Sor Giulio e Sor Tito, carissimi signori Giulio e Tito, questa che leggete sarà la trombata finale per tutti i miei nemici, veri o presunti, vivi e defunti. Saluti, Giacomo Puccini. E lo sapete qual è quella riga di musica? È la melodia di Lucean le stelle. Puccini lo sa. Puccini ha scritto valanghe di musica e sa che quella melodia è la cosa che gli darà l'immortalità. Lo sa e lo scrive sfrontatamente. Ricordi, dice, guarda Ciccio, io sono questo qui, questa roba qui sarà la tombale su qualsiasi critica che mi possono fare. E così succederà effettivamente, perché quella melodia insieme con il tritono, con l'uso sapiente del tritono, diventerà proprio la caratteristica della Tosca e diventerà la firma di Puccini. E lui, la cosa che mi lascia veramente esterrefatto dei geni è questa, lo sanno. Cioè Puccini ha la sfrontatezza e ci becca di dire, guarda, questa è la cosa che mi darà l'immortalità. Ciao. Come fai a non toglierti il cappello di fronte a uno così? Il libro è anche una riflessione su, diciamo, il potere e la paura, e anche sulla stupidità del potere, che è sempre un po', si ripete. Sì, il fatto è che c'è una, questa cosa non, nel 1901 non si sapeva, ma c'è una caratteristica del potere che è veramente brutta, ed è una caratteristica che abbiamo scoperto insieme a tutte le altre varie caratteristiche belle e brutte del potere. Ce n'è una che è assolutamente negativa, che molti di noi hanno sempre sospettato, ma che è stata dimostrata scientificamente solo una trentina di anni fa, da due grandissimi ricercatori, due psicologi israeliani, Daniel Kahneman e Amos Tversky, che per questo e altri studi vinceranno il premio Nobel per l'economia, con uno studio nel quale dimostrano che dare potere a una persona ha vari effetti, ma c'è un unico effetto che si verifica in tutte le persone che prendono il potere, sia il potere di un amministratore di condominio, sia il potere di un capo di Stato, è che aumenta la consapevolezza nei propri mezzi e diminuisce la capacità di riconoscere i propri errori. Date potere a una persona, potranno succedere 3.000 cose, la persona potrà diventare più, più sorridente o più ingrugnita, più prodiga o più micragnosa, più propensa a parlare o meno, ma l'unica cosa che non cambia è quella persona diventa meno propensa ad ammettere i propri errori. E questa cosa a un certo punto si cristallizza e non torna più indietro, anche quando a quella persona togliete il potere. Ci sono vari casi che stiamo vivendo ultimamente di questo tipo di misunderstanding, però il fatto è che il potere per sua stessa natura cambia le persone. Il potere logora chi non ce l'ha, ma il potere esalta un po' troppo chi ce l'ha, e questa cosa la sappiamo da non troppo tempo. Se volete, se vi interessano queste cose, è meraviglioso un libro che ha pubblicato da poco tempo Raffaello Cortina, che si intitola, perdonate la traduzione orribile in italiano del libro, che è Un'amicizia da Nobel. Il titolo originale era The Undoing Project, è la storia dell'amicizia e delle ricerche di Amos Tversky e Daniel Kahneman. È narra in, appunto, in maniera romanzesca, narrativa, il lavoro di questi due grandissimi psicologi che sono, secondo me, fra le persone più importanti degli ultimi 100 anni.
Al lavoro di romanziere, lei comunque continua ad alternare quello di saggista, che diciamo racconta la scienza sempre con un approccio leggero, anche divulgativo. Perché resta questa passione comunque? No? Diceva Anton Cechov che appunto la medicina era sua moglie e la letteratura la sua amante, come se fosse sempre travagliato tra due nature. Beh, sì, anche il paragone con Cechov è bello, sì. Mi piace, io e Anton sì, abbiamo parecchie cose in comune, sì, entrambi scriviamo libri, il fatto è questo, che sì, a un certo punto la letteratura diventa un lavoro e hai bisogno di svagarti, il posto dove mi sento veramente a mio agio è la scienza, perché curiosamente io non sarei mai diventato un grande ricercatore, perché appunto non sono una persona particolarmente, e qui è il motivo, non sono una persona particolarmente intelligente, ma questa mia diciamo intelligenza normale ha portato con sé un vantaggio, che io so spiegare le cose, perché ci ho picchiato il capo talmente tante volte che so tutti gli errori possibili quasi tutti gli errori possibili che uno può fare nel tentare di capire una determinata cosa. Quindi quando tento di spiegare qualcosa di scientifico, mi ricordo di tutti gli scogli che ho incontrato, mi ricordo di tutte le cose che non ho capito, per cui tento di mettermi accanto a chi legge e di dirgli: guarda, si prova, ti elenco tutte le cose sbagliate che ti verranno in mente, perché tranquillo che ci ho già pensato io, e quindi vediamo di arrivare a una qualche conclusione, perché fondamentalmente quando si parla di scienza il problema non è che la scienza è difficile, è che è difficile molto spesso il linguaggio nel quale noi parliamo di scienza. La scienza ha un linguaggio particolare, che è la matematica. Approcciarsi alla scienza senza volersi approcciare alla matematica è un po' come imparare il cinese senza conoscere i caratteri cinesi. È un po' difficilino, ecco. Non è un'impresa così facile che raccomanderei a qualcuno. Ecco, la matematica è un tipo di linguaggio particolare che ha delle difficoltà. Ha delle difficoltà intrinseche, perché è molto diversa dal linguaggio tradizionale. Se io prendo un testo tradizionale e cancello un 20-30% di lettere, voi siete tranquillamente in grado di leggere quello che c'è scritto. Fino al 50% con un po' di impegno ci si riesce, se mi rimango sul 10-20% è quasi automatico. Se cancello anche una o due sole cose da un'equazione, col cazzo che voi capite qualcosa. Dovete leggere tutto quello che c'è, anche i caratterini piccini, anche la cima e il fondo dell'integrale che ti dicono da dove parti e dove arrivi. Non la sa leggere, è diverso. È una cosa diversa. Il fatto è che un linguaggio viene insegnata come una materia, viene insegnata molto spesso, ma la matematica non è nient'altro se non un linguaggio inventato dagli esseri umani per parlare di scienza. Quindi, quando si parla di scienza, bisogna per forza di cose fare due operazioni. La prima, introdurre la matematica, la seconda, dare degli esempi che ti facciano vedere con concretezza quello che succede, delle analogie che ti dicano: guarda, questo è uguale a quello, alla fine le equazioni matematiche non sono altro se non analogie, questo è uguale a quello, questo di qua non lo conosci, ti dico che è uguale a quest'altro, vai, tranquillo che così funziona. Se si parla di aerodinamica, per esempio, se vi dico che gli aerei stanno in piedi perché grazie alla legge di Bernoulli l'aria che fluisce sulla parte convessa dell'aereo dell'ala subisce una depressione a causa della sua velocità, e che la parte di fluido che invece scorre sotto l'ala subisce una compressione a causa della sua diversa velocità, voi probabilmente leggete e dite: sì, ma mi fido tutto sommato. Ma se vi dico: prendete un cucchiaino e mettetelo vicino al rubinetto dalla parte concava, e come la parte concava tocca l'acqua, vedete che il cucchiaino viene attirato da questo fluire dell'acqua, ecco, quella che vedete è la legge di Bernoulli in azione. Il fatto che un fluido che scorre velocemente sopra una superficie causa una depressione se la superficie è convessa.
e il contrario se la superficie è concava. E quindi come si fa a fare andare un aereo? Come si fa a costruire un aereo? Basta costruire un qualcosa che abbia un'ala con una superficie convessa e se l'aereo non è troppo pesante... questo, ecco, questa è una porta a un altro difetto. Quando uno ha studiato certe cose, ha un approccio diverso a certi tipi di, per esempio, di cabaret. Una volta ho sentito un attore di cabaret che diceva: ho visto questo aereo che è precipitato e schiantato tutti morti, è rimasta solo la scatola nera. E mi sono chiesto perché non fanno tutti gli aerei dello stesso materiale? Appunto, le persone che ridono. Un nerd come me pensa perché è troppo pesante, imbecille, e non ride. Pensi quante cose uno si perde. È un problema perché di fronte a certe affermazioni che sono fatte per essere comiche, uno con una certa formazione rimane basito e dice: no, tipo, la metti, guarda lì. Poi a volte certe affermazioni vengono fatte non da comici e allora lì la cosa diventa, e allora lì ti incazzi pesantemente. Se avete qualche domanda, io lascerei spazio a voi. Egli. Salve. Il mistero. Eh? Il mistero. Il mistero. Che ci fa nel CICAP? Che ci faccio nel CICAP? È un'organizzazione di persone degne. Allora, il CICAP è il Centro Italiano di Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze, nato come affermazioni sul paranormale. Una volta ho fatto per il CICAP una conferenza nella quale parlavo di errori statistici, degli errori che molte persone fanno nel valutare una statistica, cosa che può sembrare inoffensiva, ma quando si parla di diagnosi ha una sua importanza. E quindi molto spesso alcune pseudoscienze, alcune diciamo così pseudocure si basano su una errata, non interpretazione, su un'errata lettura della statistica. Io qui faccio un esempio, se volete, vado a fare un piccolo gioco per capire dove appunto si possono nascondere gli inghippi. Mettiamo che a qualcuno di voi vada a farsi un'analisi per una malattia molto brutta. Mettiamo per un virus, mettiamo HIV, una cosa. Le propongo un test, ok? Di nuovissima generazione, meraviglioso. Allora, innanzitutto HIV è una malattia molto rara, incidenza 1 su 10.000. Le propongo un test meraviglioso, che non ha falsi negativi, ok? Cioè se lei ha il virus la becca, e ha una probabilità dello 0,1%, ok? Quindi 1 su 1000, di dare un falso positivo, cioè lei è sano e le viene dato un risultato positivo. Si va a fare il test, risulta positivo, si deve preoccupare? Quali sono le probabilità che lei abbia HIV? Le faccio una domanda, la riformulo più semplice. Sono alte o basse? Sono maggiori o minori del 50%, che so? Molto più alte. Molto, molto più alte. Chi è d'accordo col signore? Allora, la probabilità è molto bassa. È del 7% circa. Perché? E qui viene fuori l'inganno sulla statistica e la difficoltà di ragionare in percentuali. Non proviamo a ragionare in percentuali. Lei ha trascurato un dato che io le ho dato. HIV è una malattia molto rara. Una persona su 10.000. Allora, non ragioniamo a percentuali, ma immaginiamoci 10.000 persone che entrano in un laboratorio. Tutte 10.000 per farsi il test dell'HIV. E cosa succede? Una su 10.000, malattia molto rara, si vedrà diagnosticato correttamente il virus. Ma 1 su 1000, cioè 10 su 10.000, si verranno arrivare a casa un falso positivo. Alla fine della giornata avremo 11 test positivi, ma solo uno è quello reale. Quindi test positivo significa hai il 7% di probabilità di avere questa malattia. Questa difficoltà nel leggere le statistiche mediche molto spesso si traduce in eccessi di cure, in cure errate, per esempio recentemente lo stesso scopritore del test della PSA, dell'antigene prostato specifico, ha sconfessato
Infatti sconsiglia di fare questo esame perché appunto c'è una win, cioè esattamente, cioè si crea una overdiagnosis perché tu cosa succede? Se tu fai il test con il classico esame, scopri di avere, mettiamo, di avere un male incurabile per il quale muori a 90 anni. Ti fai il test standard e lo scopri a 85 anni. A 86 anni, scusate, la sopravvivenza per il del cancro non è mai sopravvivenza in generale, non è che uno sopravvive e guarisce dal cancro e vive 10.000 anni. Per cui sopravvivenza a 5 anni 0%, perché dopo 4 anni muoiono tutti. Se lo scopri a 67 anni, sopravvivenza a 5 anni 100%. Cos'è successo? Ti hanno curato bene? No, l'hanno scoperto prima. Nel caso della PSA, questa cosa è stata dal suo stesso scopritore indicata e sconfessata. Quindi l'abilità, la capacità di leggere le statistiche quando uno si deve andare a curare, cosa che bene o male si capita a tutti prima o poi, è cruciale. E quindi secondo me è un'opera di utilità sociale spiegare alle persone come leggere le statistiche mediche. Io sono finito al CICAP lì, poi sono persone simpatiche, ci sono rimasto. Qualcun altro ha una domanda da fare? Allora direi che possiamo terminare. Ovviamente sappiamo che è in uscita il nuovo libro, la data giusta è luglio? Sì, per, dovrebbe essere il 6 luglio. 6 luglio, sì. Per A Bocce Ferme. A Bocce Ferme, okay. Esattamente. Ci può dare qualche anticipazione sul libro? Finisce con la lettera O. È una sorpresa per molti lettori, la lettera O non la uso spesso. No, allora, l'unica anticipazione che posso dare è questa, la do tranquillamente, tanto è, diciamo così, si scopre abbastanza presto, e talmente presto che credo verrà scritto direttamente sulla bandella, quindi... è un... diciamo... succede che una persona muore a Pineta, stupefacente, vero? Però muore di malattia, tranquillamente nel suo letto, buono e caro, e lascia un testamento. Un testamento nel quale, insieme ai vari lasciti, c'è una cosa piuttosto curiosa, perché nel proprio testamento la persona, il decuius, confessa un omicidio. Dice: confesso in data 7 maggio 1968 di aver ucciso mio padre, quello che gli ha lasciato la fabbrica, e quello, la fabbrica che sta lasciando in eredità al figlio. E tutto questo causa qualche piccolo casino, per cui partono le indagini per cercare di capire se è vero, se non è vero, cosa è successo, quando mai, e... dopodiché, insomma, tocca leggere il libro per scoprire com'è, cosa succede. Ecco, però muore qualcuno e beccano chi è stato. La ricetta per il giorno. Marco Malvaldi è qui per voi per firmare le vostre copie. Noi vi diamo appuntamento al 26.